Sai cosa ti ha fatto televisione? Ad andare a abusare. Larissa Badessa non è una fessa, è una psicologa sacerdotessa. Larissa Badessa. Ehi tu, che sei stato inseguito l'anno scorso dall'uomo lucerto, vieni da me, non avere timore. Puoi aiutarmi a risolvere la mia situazione. Avete visto la testimonianza di quel ragazzo di Partusio? Ma guardati dal culo! Oh, Magaeta! Ma stai zitto! Scusate, è il mio assistente di regia che fa ogni tanto le scorregge. Era posseduto da Phantom, ora l'ho guarito io. Sono esperta in fantomizzazione, questo è il mio numero in sovraimpressione. Così qua adesso la chiamo. Pronto? Io avrei un problema enorme. Ho visto la sua trasmissione per televisione adesso. Lei ha un problema di fantomizzazione. Non c'è nessun problema. Io ho un amico che è stato fantomizzato e quindi avrei bisogno del suo aiuto. Posso risolverlo? Perché appunto nello spot ho visto che lei è in gamba su questi problemi. Bene, sì, può venire domani a quest'ora. In via dei CHAP numero 69. Va bene, allora ci vediamo. La ringrazio, arrivederci. Arrivederci a domani. Bene, questa telefonata è stata indicatoria, quindi vuol dire che Phantom esiste veramente. La trasmissione è finita. Vi lascio con il seguito del film. Dovrebbe arrivare dalla psicologa, aspettiamo. La mia testa, ho proprio bisogno di un consiglio. Avanti! Buongiorno, salve. Buongiorno, mi dica. Adesso vado a spiegarle cosa è successo. L'altro anno, più o meno in questo periodo qua, io ho un mio caro amico che si chiama Silvano e lui è titolare di un'impresa di decorazioni. A un certo punto ricevo una telefonata e questa cosa mi ha sconvolto. Mi ha detto così che gli era successa una cosa strana ed era 13 giorni che tra altre cose non lo sentivo più. E mi ha detto che era andato in un castello e che... Cazzo, mi sono trovato in un castello, poi ho perso i sensi, hai capito? Ma che cosa è successo? Ma spiegami bene, ma dove, che castello era? Ma che castello era? Bastardi! Mentre mi spiega questa cosa, vedo che si trasforma in una lucertola, in un morto. No! Ho percorso tantissimi chilometri a piedi. Mi ha rincorso prima a piedi, poi mi ha rincorso in macchina. Pensi che ho telefonato io a un amico di Silvano, perché Silvano suonava in un gruppo musicale, e al suo batterista. Ci siamo dati appuntamento a casa mia. 5 minuti arrivo, aspettami fuori. Ciao, ciao, ciao. Dai, aspetta qui. Ciao. Noi ci muoviamo, vediamo che
Silvano si trasforma di nuovo, perché mi è saltato fuori da un bosco, e ci aggredisce. Cazzo, a quel punto siamo scappati e abbiamo perso le sue tracce. Adesso è passato un anno e sono qua appunto da lei perché ho intenzione di ritrovarlo. Voglio fare qualsiasi cosa per trovare Silvano perché sono veramente preoccupato. Ho sentito una notizia anche a telegiornale su Rai 3, dicevano che è stato avvistato dalle parti di Torino, però appare e scompare come un fantasma. Quindi cosa mi consiglia lei? Ha una cura per poter, o un sistema per poter trovare questo Silvano, per potermi aiutare? Lei fa uso di sostanze stupefacenti, è stato violentato da piccolo, ha dei problemi sessuali. Consiglio di andarsi a riposare, ha la faccia che fa cagare. Quando si sveglierà, vada alla ricerca delle persone che frequentava il suo amico. So che Silvano frequentava, anzi più che frequentava, lavorava presso un falegname. Ho io un rimedio adatto alle sue esigenze. È un prodotto che ho preparato io. È un collirio allucinogeno. La ringrazio. Prego. Sono proprio curioso di vedere gli effetti che fa. Guardati dal culo. Va bene, me ne vado, ok. Che strano questa dottoressa Badessa. Mi ha dato un collirio allucinogeno. Speriamo che mi aiuti a dormire. Adesso me ne metto due gocce. Vediamo. Brucia come il fuoco. Sembra troppo strano. Silvano, oggi mi sento in forma ed è una giornata fantastica. Oggi lo troverò.
Sì. Allora, Franco, tu avevi individuato l'uomo? Ok, merda, merda. L'ho già individuato. Seguilo. Adesso vado. Avanti. Buongiorno, salve. Buongiorno. Da lei lavorava un certo Silvano. Ma lavorava qua un anno fa. Adesso penso che quel ragazzo lì si sia più perso sulla riga. Non lo vedo più da un anno io. Non so. È un anno che lo cerca. Addirittura l'altro anno a un certo punto si è trasformato in un lucertola e aggrediva tutti. Quindi io adesso ho paura che gli sia successo qualcosa di grave. Una persona mi ha detto di venire da lei e mi fa: guarda, probabilmente se vai da Marcello troverai notizie fresche. Infatti sono andato da lei, ma adesso lei mi dice di andare a cercare la riga, io non so più come fare. Guardi, stia tranquillo, dal punto di vista mio lo può trovare al snack bar, lì è il locale che lui frequenta, e più c'ha un grosso difetto, che è amante della riga. Però non questa riga da falegname, eccola lì. Faccia così, dia a me, vado allo snack bar e vedrà che lì ha le informazioni più precise. Mi fa sapere qualche cosa? Piacere di averla vista. Va bene. Si ricordi quello che le ho detto. Magari ne puoi fare una bevuta una volta. Mi sta bene così. Ah, per lì, quelli hanno un fulatun che e anche i suoi amici, né? Perché non si fa così, eh. No, 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 quello... Per me non fu la tua. Snack bar. Mi scusi un'informazione. Non bisogna mica dire dove c'è lo snack bar. Sì, è il paese qua sotto. È lontano? No, poco lì. Gira a destra, poi va un po' più a sinistra. Va bene. Io sono un sensitivo. Quello strano individuo era un sensitivo e doveva dire delle cose veramente molto importanti ad Achille. E sconfiggere Fanto. Ma per farlo devi trovare Alfonso. Un culo così. Un culo. Ma io sono brutto, eh. Franco allora si avviò verso lo snack bar. Salve, ciao. Informazione, conosci mica Silvano? No. Niente. Scusa, sei Achille tu? Sì, perché? Stai cercando Silvano, ti voglio aiutare, sono un amico. Dimmi, no, dimmi. È un anno che sta girando in zona. Lo so, io... Praticamente è succube di Fanto. Io un anno che lo cerco ma non riesco a trovarlo. Io so dov'è, perché è un po' che ti sto seguendo. E poi ti spieghi in macchina motivo. Chi sei? Non ha importanza, nessuna importanza. So soltanto che se dobbiamo fare quel lavoro lì dobbiamo andare a Busano. Molto lontano da qua. Sono parecchi chilometri. Non posso venire adesso perché ho un appuntamento più tardi. Se vuoi possiamo trovarci verso le 10:30-11. Ok. Ok? Vabbè. Ci aspettiamo qua fuori davanti allo snack bar. Va bene? Dai, ciao. Non c'è problema. Ciao. Ah, come ti chiami? Franco. Ciao Franco. Scusa. Dimmi. Comunque, guardati dal culo. Guarda. Oh. Per volontà di Phantom, dal bosco flesciante, Silvano fantomizzato fece la sua clamorosa ricomparsa. Questa sera sarà una serata di sangue! Sopraggiunta la sera, in un locale latinoamericano della zona, si girava minacciosamente... Thank you.
Nel frattempo Achille si recò nella sala prove di Silvano per chiedere informazioni. Ma ragazzi, ciao Achi, ma da quanto tempo che non ci vediamo? Com'è? Stai bene? Bene, solo che adesso c'ho questo pallino incredibile che voglio ritrovare Silvano. Anche noi è un anno che non lo vediamo più. Pensa che abbiamo comprato, non so, milioni di attrezzature e non si fa più vedere. Comunque, il problema è che non riesco a trovarlo e adesso ho conosciuto una persona particolare, lì è su al bar. Ah, perché non vi ho detto che prima sono andato al bar. Ma che bar? Nel paese qua sopra. Ho conosciuto una persona e mi ha detto che lui è in grado di farmi arrivare in questo paese famoso Busano, che io tra altre cose non so dove cavolo possa essere. Busano, ma è molto lontano. Ah, Busano, sì. Guarda, è a 1313 km da qua. C'è anche un famoso lago. E poi ho sentito anche parlare di un certo Alfonso. Alfonso? Perché oggi, pensa che prima di andare al bar, in questo famoso bar, sono passato in un paese e mi hanno detto così un sensitivo che io devo sconfiggere Fanto. Ah, Fanto. Perché dice che questo Phantom si è impadronito. È una forza maligna. Sì, perché si è impossessato di Silvano. Tanto. Lo sai che anch'io da quel giorno non mi sono più ripreso. Ho preso una strizza, cari miei. Achille, ascolta. Io non posso venire perché lavoro. Domani lavoro, non posso venire, è troppo lontano quel posto. Ascolta, facciamo così. Io vado su da solo. Dai. Vado su con questo investigatore. E poi vi telefono e vi faccio sapere qualcosa, va bene? Dai, okay? Oh, comunque stai molto attento agli estranei. Farò attenzione perché ho saputo che è pericoloso. Okay. Ciao ragazzi! Ciao. Ci vediamo, ciao. Ciao Franco, meno male, sei stato puntuale. Partiamo perché sappiamo che ce la facciamo. Parecchi chilometri da fare. Qua siamo fotoni. Guarda chi c'è, Betty! Ciao Silvano! Un mese che non ci vediamo. Mi sento tanto bene. No, ma stai sbercando. È vero. Il tuo colorito è cambiato. Sei pallido. Posso permettere. Ho un cubo alla testa. Vuoi un goccino di bianco? Un metro cubo, secondo me, sulla testa. Se non mi sono mai. Vuoi un goccino di bianco? Mi sento squassare. No. Vai avanti, entra dentro. Secondo me, parente, sempre dritto. Hai visto che strano che è Busano? Busano. Un paese molto strano, ma poi non c'è nessuno in giro, è una cosa che non riesco a capire mai. Va a capire, dobbiamo scoprirlo noi. La gente sembra proprio ostile. Ma la gente non c'è neanche, o è chiusa dentro le case. Prova a girare qua a destra. Pensa che un sensitivo mi ha detto di cercare Alfonso. Alfonso Mezzotonso. Così ha detto. Quello è un mito. Allora, ma quanti chilometri abbiamo fatto fino adesso? Ma è eterno sto viaggio. Minchia, 1313. 1313 ne abbiamo già fatti. Non ne posso più, adesso mi fermo. Sono più di 20 ore. E poi almeno di fumarmi una sigaretta e poi dopo. Voci dicono, forse qua a sinistra, dicono che è un supereroe, ha dei poteri particolari. Proviamo.
a girare qua a sinistra e a cercare questo Alfonso a mezzo tonso. Fermiamoci qua in questa piazza, vedi che c'è una piazza lì, ci fermiamo lì e ci... scendiamo un attimo perché guarda, non ce la faccio più. Qualcuno si vede però, eh? No, oh, qualche persona è uscita finalmente, potremmo chiedere informazioni. Finalmente, oh! Fa caldo la schiena. Ascolta, come facciamo? Senti un po', facciamo così. Tu vai di là. Ah, io vado verso di là, verso i boschi, è inutile. Okay. Io vado di qua, però poi ci sentiamo per telefono. Scusa un attimo, ci troviamo stasera alle 21.30. Dove? Quel bar lì che abbiamo visto prima, quel bar ristorante. Ah, ok. Va bene. Però ogni tanto ci sentiamo per telefono. Se no, così ci ragguagliamo solo. Comunque, sicuro alle 21.30 trovati lì. Ok, perfetto. Okay.